costano la penna, poi poi non te la chiedo più. Che belli i tuoi nuovi orari, ti chiedi come fanno i panettieri che scondi casa prima dei giornali, i giornali che non leggi più, perché hai trovato un modo per sfondare e per non leggerli anche in digitale. Che belli i tuoi progetti, il tuo sudore, la tua fiducia cieca nel lavoro, che ci nobilita e che ci distrae, che ti conviene fare in fretta, sai, a sistemarti prima che un mattone ritorni forte. Peccato che la tua casa non va. Paura che cominci il giorno e che la luce ti cancelli il sogno. Che bello che era averti attorno, come aver trovato un posto al mondo dove alla fine fare ritorno. Quando non c'è un posto dove andare e dai la colpa a tutti, anche a te stesso, come se fossi il primo a galleggiare. Ma non c'è nulla che io possa fare se non svegliarmi e ripetere la mia casa.